Oggi la rubrica propone una guerra tra poveri. È purtroppo di moda oggi. Ha scritto una coppia che aspetta da 10 anni una casa popolare. Vive qui, siamo a Vasto, in un garage. Certo, le scelte personali di accatastare roba in quel buco creano altri problemi, ma lo giuriamo, quel garage trasformato in casa al pian terreno con l'umidità a 1000 non dovrebbe essere storia del terzo millennio. Domenico e la sua sposa sognano una casa decente. Quanto tempo vivete da qui? Da 2001 sto qua, da 2001 e fino adesso. Voi avete fatto, quanto tempo fa una domanda per una casa? Ho fatto da 2002. Finalmente avete fatto questa domanda e finalmente è arrivata una risposta che voi avevate una casa popolare. Sì, dove? Sì, sì. In che via? Alla 167. E poi che è successo? Siete andati là? E siamo andati là, abbiamo trovato una famiglia con due bambini, ha detto l'abbiamo trovato aperto e siamo entrati. La famiglia che ha occupato la casa di Domenico aveva avuto lo sfratto. Mariangela, quanti siete in questa casa? 4. E siete abusivi? Sì. Che è successo? È andato via qualcuno? Siete arrivati qui di notte? Abbiamo forzato la porta e siamo entrati. Perché voi avevate alle spalle uno sfratto? Sì. 500 euro al mese? Non ce la facevamo. E quindi questa è una guerra tra poveri praticamente? Senti, a voi tra l'altro non avete nemmeno un lavoro, vi aiutano i genitori? I nostri genitori ci aiutano. Le creature quanti anni hanno? Una 5 e una 3. C'è una classifica anche in una guerra tra i poveri, ci dice il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. E noi non possiamo tollerare gli abusi, nemmeno nelle occupazioni abusive, perché l'altra persona che ha il legittimo diritto ad entrare in quell'alloggio è da anni che aspetta quell'alloggio. Si aspetta un'ordinanza del prefetto di Chieti per buttare fuori la famiglia che ora occupa l'immobile e mettere dentro Domenico. Ma il top sarebbe trovare casa anche alla coppia e ai due piccoli. Manca un piano casa oramai da 50 anni. Altro argomento, siamo a Sant'Omero dove è stato ricordato il terzo anniversario dell'alluvione. Una telecamera su un aereo e vediamo il Salinello che a poche centinaia di metri dalla foce cambiò completamente tracciato. Alberto Pompizzi, il sindaco, aveva avvisato molto prima il genio civile. E ormai Salinello è alla pari del terreno adiacente, quindi basta una grossa pioggia e quindi si allaga tutto. Nonostante le nostre lettere, raccomandazioni, ispezioni con i tecnici del genio civile regionale, non hanno fatto mai l'intervento. Lì c'era un ristorante, quanti danni hanno denunciato quei privati? 800.000 euro. Lo Stato mette vicino al danno anche la beffa. Per danni superiori a 15.000 euro bisognava fare una perizia giurata che ha un costo proporzionale al danno stesso. Chiedemmo ad un amministratore di condominio quanto costasse quel documento. Può andare dalle 700-1.000 euro. Sindaco Pompizzi, prenderanno mai quei soldi i privati? Questi soldi non ci stanno perché... Per i privati non c'è nulla per ora. Per i privati fino adesso non c'è nulla. Per i danni pubblici voi dovevate prendere come comune 6 milioni di euro. Quanto avete in cassa? A tutt'oggi ci hanno ridato 48.000 euro. Il genio civile regionale che non previene, i danni che fanno chiudere attività, i geometri che fanno perizie giurate, carta straccia e le ditte che hanno lavorato per le emergenze e che non prendono i soldi. Ma che Italia è questa? A martedì.